Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Bri e oggi mi trovo nella mia vanilla che ho iniziato esattamente ieri e come vedete è una casetta molto piccola, anche se effettivamente poteva essere più piccola, però ho deciso di farla grande in modo da non fare poi troppi lavori. Allora, oggi avevo intenzione sia di prendere un lettino, cioè di trovare delle pecore per poi farmi un confortevole lettino da mettere in questa casa, ma anche di costruire una nuova casa o una nuova casa oppure un'altra casa, cioè nel senso o di distruggere questa e crearne un'altra simile con questa legna nel bioma bacinella, oppure lasciare questa e crearne lì un'altra. Però ero più dalla parte di demolire questa e con la legna che poi mi rimarrà costruirò un'altra casa nel bioma bacinella. Allora, andiamo alla ricerca di pecore. Anzi, più che alla ricerca di pecore, lì c'è un villager e ci sono qui dei mostri. Vabbè, andiamo prima dal villager, vediamo cosa vende. Allora, niente di utile, anche perché mi servono le stelline e io non ho assolutamente voglia di sprecare di pacchi regali stella per prendere delle cose come la frutta fresca, cioè le ciliegie che c'erano, assolutamente no. Allora, iniziamo a distruggere questa casa per poi farne una nuova nel bioma bacinella. Prima mi volevo decidere, però adesso sono sicura di quello che sto facendo, ovvero sono sicura di demolire questa e farne una più bella anche. Poi ovviamente dobbiamo raccogliere, cosa sto facendo? Non lo so, vabbè. Dobbiamo raccogliere della... non c'è niente, va bene. Dobbiamo raccogliere altra legna per poi prendere... dobbiamo raccogliere della sabbia per poi fare il vetro. Mi sono craftata intanto un ascio in legno, perché in pietra la pietra non l'abbiamo ancora raccolta, quindi non ho abbastanza materiale insomma per fare l'ascio in pietra. E poi credo che questo possa bastare per togliere, cioè per demolire tutta la casa, tanto non è molto grande, assolutamente molto piccola. Qui dietro c'è un mostro, però siccome è giorno dovrebbe scomparire, non so perché è rimasto, speriamo vada via presto. Comunque io finisco di togliere tutta la legna dalla casa e poi vi faccio vedere. Eccomi qui, sono tornata e come vedete ho tolto tutta la legna che serviva per fare la casa e adesso la andremo a fare nel bioma bacinella. Allora, il mostro non mi ha dato fastidio, quindi credo sia tipo morto, però c'è ancora. Cioè, adesso non ci dobbiamo preoccupare nel video se il mostro è vivo o morto, quindi vabbè. Comunque, speriamo sia tipo un bug di Miniworld, perché vedete, non ce ne sono altri di mostri. Allora, ho un po' di fame, però non ho intenzione di sprecare un panino per 10 di fame che mi manca, insomma. Comunque, ecco il bioma bacinella. Era molto vicino a noi, non so perché la mappa non me lo faceva vedere, anche se effettivamente è un po' nascosto dalle colline qui. Quindi, vabbè, non fa niente. Meno male, andando alla ricerca di pecore, abbiamo trovato il bioma giusto che volevamo trovare. Allora, dopo ovviamente raccoglierò anche la sabbia. Ho dovuto prima craftarmi un'altra ascia perché l'altra non bastava. Allora, raccogliamo un po' di sabbia. Prima piazziamo la crafting table. Non so perché dico prima crafting, poi dico table, non lo so, sono tutta roba lì. Ecco. Ah, e se non vedo ancora... Non c'è come si può... Niente. Per
fatto, lasciate un bel like al video per supportarmi e iscrivetevi ovviamente al canale. Allora, ci craftiamo una pala, perché se no non riesco a scavare, cioè per scavare poi la sabbia ci metto troppo tempo, ovviamente non è possibile fare tutto senza la pala, quando tantissimi blocchi di sabbia. Giuro, mi sei un po' buggata, non so perché. Aiuto. Ok, no, allora scusate se sentite un po' male, perché ho tipo il dito sul microfono, quindi speriamo sentite bene. Quindi, World, che hai oggi? Perché sei tutto buggato? Va bene, comunque questa sabbia potrebbe bastare. Scriviamo questo blocco e basta. Ok, quanti blocchi di sabbia ho? 18, molto bene. Scusate questo rumore grandissimo di un cane che si muove tipo velocissimo. Creiamo la nostra casa. Allora, la nostra casa non la volevo fare a cubo, cioè non un quadrato semplice, ma adesso vedrete la forma giusta della mia casa, cioè come la voglio fare io. Aiuto, qui dobbiamo togliere queste fogliacce. Le foglie del bioma bacinella sono veramente meravigliose. Il bioma bacinella è il mio bioma preferito. La casa dovrà essere... No, troppo alta così. Aspettate un attimo. Devo salire su per poi togliere i blocchi. Ok. Togliamo questi tre blocchi. Se no esce troppo alta e non ce la faccio con la legna. Ok, così va bene. Togliamo anche questi. Questo. Questo. E questo. Perfetto. Adesso che abbiamo fatto questa parte, dobbiamo chiuderla. La troverà molto simile a quella che ha fatto lei, quindi io in questo video, scusate, ho preso spunto da quella casa effettivamente ho preso spunto, quindi se volete fatela voi uguale, perché è molto 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 bella quella che ha fatto lei. Purtroppo io non riuscirò mai in tutta la mia vita a fare una simile, quindi va bene, facciamo finta di non aver detto niente, così in modo che esca bene la casa. Cosa impossibile. Comunque io finisco la casa e ci vediamo più tardi. Fortunatamente ho trovato una pecora, ma non è che dici due, no, tre, no, una. L'ho presa e all'inizio sono dovuta spawnare al punto di generazione, quindi lontanissimo dove vedete le ali, tipo angelo, e lì sono spawnata. E nella notte sono dovuta tornare qui, pensate che brutta cosa. E oltre a questo ho anche perso tutta la mia roba che avevo, quindi bene, molto bene. Ho raccolto della sabbia e adesso piazziamo la crafting table qui, la cassa qui, qui, ecco, e ci facciamo del carbone. Andiamo a raccogliere la legna. Mi sono craftata un'altra ascia e un'altra palla, perché come vi ho detto ho perso tutta la roba, perché è passato un giorno dalla notte, è diventato mattino, quindi la mia roba si è disintegrata, a meno che non me l'hanno presa i mostri, ma è cosa impossibile, cioè tipo rarissimo che i mostri prendano la roba delle persone, insomma. Allora, prendiamo la legna, così ci facciamo il carbone e completiamo l'obiettivo, cioè quello produci carbone e ci dice 0 su 1 perché dobbiamo farne 1 e completiamo l'obiettivo. Allora, dov'è la mia casa? Poi dovrò fare anche la porta, perché ovviamente per ora metterò quella in legno, poi farò quella in ferro,
così sono più protetto dai mostri. Allora, mettiamo nella fornace altri di questi e altri di questi. Aspettate, scusate un attimo che non... Ecco qui, e questi... Oh, scusate, ma è tutto buggato alla 1, ma non va? Aspettate un attimo, scusate il rumore, ma non va niente. Allora, come posso fare io a fare il carbone se, scusate, non va? Cioè, io come faccio adesso? Beh, guardate, è tutto bloccato. Come faccio? Allora, in teoria dovrebbe andare questo legno qua e quello sotto. Ma non va, perché non va? Vabbè, comunque, la mia porta l'ho persa. Prendiamo questi obiettivi intanto, uno e due. Abbiamo già due stelline perché una l'ho presa facendo il... questa cosa qui, guardate. No, aspettate, che cosa sto facendo? Prendendo questo obiettivo della zucca, mi è dato una stellina, quindi adesso ne abbiamo due. Allora, vabbè, ci facciamo questi blocchi, siccome non va la fornace, quindi vabbè, approfittiamo per prendere questi. Perché si dividono? Non lo so, vabbè. Allora, qui dovremmo fare un muro, però servirebbe no, che cosa ho fatto? Servirebbe il vetro, però siccome la mia fornace è buggata non posso fare il vetro, quindi non so perché è buggata la mia fornace. Speriamo che sia solo per la connessione, non proprio perché Miniworld è stato aggiornato e quindi dall'aggiornamento c'è stato questo bug, quindi finché non è... Non... Vabbè, facciamo la casa, cioè il muro della casa. Questo video sta facendo un po' noioso e lo so, però ho fatto vari tagli anche se non è stato, insomma, possibile tagliare del tutto. Allora, direi di fare solo le scale e poi, insomma, finire questa casa nel prossimo video. Allora, ci facciamo delle slab. Dove sono? Dovrebbero stare qui. Ecco, infatti, facciamone 12 per ora perché sono più che abbastanza. Facciamo uno. Poi dobbiamo fare... No, abbiamo sbagliato. Mi si è anche rotta l'ascia, cacchio. Allora, aspettate un attimo che... Dobbiamo rompere questa slab. Ok, perfetto. Mettiamo un blocco qui, in modo da fare così. Ecco fatto. Poi mettiamo questo così, questo sotto, questo qua, questo così e questo così. Adesso dobbiamo rompere questo blocco. Mi devo fare un'ascia, cavolo, se no non riesco più a fare niente. Allora, ascia, perfetto. Per ora ci stiamo craftando soltanto ascia in legno, però non vi preoccupate, poi nei prossimi episodi faremo solo asce, cioè asce così in pietra. Allora, queste scale qui possono andare bene. Chiudiamo tutto con questa legna, perché quella legna è dell'altro biome, siccome sono ormai trasferite in questo, non mi va di andare nell'altro per prendere solo della legna, quindi qui facciamo con questa legna. Ovviamente il pavimento lo faremo sempre con questa. Non so bene se si dica
questo legno, questa legna. Io per ora sto dicendo questa legna, però correggetemi se sbaglio, se sto sbagliando. Allora, facciamo così. Qua dobbiamo chiudere, faremo qui una finestra. Non vi preoccupate, cioè nel prossimo episodio vedremo se la fornace si sbagherà, speriamo di sì. E lasciamo così per ora. Per questo video è tutto. Spero vi piaccia, lasciate un bel like al video e mi raccomando, andate a vedere il video che ho pubblicato ieri della nuova serie che entrerò nei vostri mondi, guardatelo. Si chiama nuova serie Entro nei mondi di Fan. Andatelo a vedere perché così solo guardando quel video riuscirete a partecipare. Per oggi è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!